Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò del libro che ho letto che si intitola Il mago di Oz. Parla della storia di Dorothy e del suo cagnolino Toto che vivono in Kansas con gli zii di Dorothy. Però per colpa di un ciclone vanno in questo strano mondo, il mondo di Oz. E incontrano la strega del nord dopo che accidentalmente hanno sconfitto la strega dell'est. La strega del nord gli dice che per esprimere il suo desiderio deve andare dal mago di Oz nella città degli smeraldi, e dice che per arrivarci bastava seguire la strada di mattoni gialli. Dorothy, mentre camminava, incontrò lo spaventapasseri e lo liberò e diventarono amici. Poi, dopo un po', incontrarono il boscaiolo, lo aiutarono e diventò anche loro amico. Poi incontrarono il leone, che ovviamente diventò anche lui loro amici, e così avevano, diciamo, un gruppetto di 5 persone o animali. Arrivano da questo mago di Oz nella città degli smeraldi e Oz però gli dice: se volete che io vi dia quello che volete, dovete prima sconfiggere la strega dell'ovest. Allora i 5 amici sconfiggono la strega dell'ovest e tornano dal mago di Oz, però scoprono che non era un vero mago, era solo un ometto con dei trucchi. Però riesce a in qualche modo dare un cervello allo spaventapasseri, un po' di coraggio al leone e il cuore al boscaiolo. Quindi 1, 2, 3, diciamo che il leone, il boscaiolo e lo spaventapasseri sono a posto. Manca Dorothy. Allora, il mago di Oz gli dice: andate dalla strega del sud che aiuterà Dorothy a tornare nel Kansas. Andarono dalla strega del sud e Dorothy riuscì a tornare nel Kansas dai suoi zii. Bene, questo è tutto, spero che lo leggiate. Mi sono mandato